Allora, come potete vedere, io ho lavorato un bel po' di giri e ora ho continuato a lavorare con i miei cavetti piccolini, ma ora ho bisogno di allargare la mia lavorazione. Quindi cosa andrò a fare? Andrò a sostituire il cavetto interno con uno più grande, perché siamo partiti con quello più piccolo che era più ergonomico da utilizzare, no? Per la parte del collo e ora abbiamo bisogno di lavorare con un cavetto un po' più grande, anche perché stiamo realizzando un bellissimo maglione per un maschio, quindi per mio marito che è abbastanza grande e non posso andare avanti, insomma, con il cavetto troppo piccolo. Quindi ora cosa faccio? Prendo il mio cavetto da 1 metro, lo andrò a sostituire e ora vi faccio vedere come. Voi all'interno del kit troverete sempre cavetti e tappi che vi aiutano sia per mantenere le maglie in sospeso, sia per fare, ecco, il passaggio che dobbiamo fare ora di magari sostituire le punte oppure il cavetto della vostra lavorazione. Quindi preparate i vostri cavetti e punte. E cosa andremo a fare? Poiché questo è il ferro che noi stiamo comunque lavorando, di qui abbiamo il ferro che passa il filo e porta le maglie da quest'altro lato, no? Verso destra. Quindi ora cosa vado a fare? Allora, quindi se queste maglie devono passare verso destra, significa che devono passarci su un nuovo cavetto, ok? Quindi io prendo il cavetto mio di destra, prendo il mio aghetto che mi aiuta, no? Ad aprire e chiudere i miei agganci, insomma, vedete? Semplicemente sfilo la punta, appoggio di là. Inserite prima il tappo, quindi mettiamoci in sicurezza il nostro lavoro in modo da, ecco, avere una certezza che le maglie non si sfilino. Ok? E abbiamo inserito il tappo, così le mie maglie non le perdo in questo caso. Cosa faccio ora? Ho il nuovo cavetto, sempre la mia punta da 6, aggancio. Aggancio il tutto, stringo un pochino e poi dall'altro lato, sempre per una questione di sicurezza, perché ora io andrò a lavorare le maglie e man mano le maglie scivoleranno sul mio ferro, andrò ad inserire il tappo, ok? Fino a quando non avrò tutte le maglie che ho ora in sospeso su quest'altro cavetto e poi dall'altro lato andrò a mettere la mia punta, ok? Quindi oppla, dov'è il mio punto? Noi siamo qua. Vedete, questo è l'ultimo punto che abbiamo lavorato, no? Vi trovate? Il nostro punto. E riprendiamo la nostra lavorazione. Quindi uno, due. Vedete? E ora, piano piano, tutte queste maglie inizieranno a scivolare su questo ferro. Ora continuate, andate avanti un po' e ci vediamo dopo al lavoro un po' più avanzato quando incontreremo l'altra punta. Allora, vedete, sono qua, ho gli ultimi punti sul mio ferro e ora continuo con la lavorazione, così come si presentano, quindi uno, due.
Allora, cosa faccio ora? Stacco il mio cavetto e lo vado ad inserire lì dove avevamo inserito il nostro gancio. Quindi qua vado a staccarmi la punta. Vado qua. E continuo poi dopo la lavorazione. L'ho avvitato abbastanza bene. Rimetto, riposiziono la punta e ho sostituito così il cavo interno alla mia lavorazione. Opla. Allora, io sono qua ora con l'ultimo punto e qua tutti gli altri. Ora non ci basterà semplicemente ora allargare un attimo la lavorazione e portarcela sul cavo che è quello grande ora. Ma ce l'ho ancora un po' arricciata. La stendete, insomma, e la riposizionate, ecco, sul cavo che avete appena inserito. Io ho utilizzato quello da 1 metro in questo momento, ma volendo potete utilizzare anche quello un pochino più grande che quello da 1,20 m, no? Perché così iniziate a vedere la forma, vedete, del maglione che inizia a crescere. Si parte, vedete, dalla parte superiore. Beh, ce l'ho ancora un bel po' arricciata. Si parte dalla parte superiore e sta iniziando man mano a crescere. E quindi potete anche in questo caso, poi una volta che avete cambiato il cavetto e quindi la lavorazione vi si allarga, potete anche iniziare a prendere le giuste misure, capire a quanto siete con la larghezza, a quanto vi occorre ancora lavorare per poter, insomma, avere tutte le vostre misure perfette per il vostro maglioncino. Quindi ora continuiamo con la lavorazione e ci vediamo dopo.